Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la torta Bounty. Questi dolcetti sono delle barrette al cocco ricoperte di cioccolato al latte, create per la prima volta dalla Mars Incorporated nel 1951, ma sono arrivate in Italia nel 1978. Anche se si tratta di un prodotto fatto in America, gli americani iniziarono a gustare il dolcetto negli anni 90, pensate. Tutti gli spot pubblicitari di questo dolcetto sono sempre fatti su spiagge tropicali, l'ultimo addirittura a Santo Domingo. La nostra torta è facile, veloce e golosa e ricorda tantissimo la barretta Bounty. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 3 uova grandi, 90 g di zucchero, i semi di vaniglia e montiamo per circa 10 minuti fino ad ottenere una spuma densa. Di questa consistenza. Poi in una ciotola mettiamo 25 ml di olio di semi di mais e ci aggiungiamo un po' del nostro composto. Lo amalgamiamo per bene con un frustino e lo versiamo nell'impasto. Poi setacciamo 80 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, un pizzico di sale e aggiungiamo il tutto in 3 fasi, mescolando lentamente con una frusta dal basso verso l'alto. Se volete aiutarci a far crescere il canale, in descrizione trovate un link dove poter donare un caffè. Vi ringraziamo tantissimo del vostro nobile gesto. Infine aggiungiamo 6 g di lievito per dolci che amalgamiamo per bene al composto. Prendiamo una teglia imburrata e coperta di carta forno con diametro 22 cm e 8 di altezza. Trasferiamo l'impasto al suo interno, lo livelliamo con una spatolina, sbattiamo per eliminare eventuali bolle d'aria e con un bastoncino facciamo dei cerchi concentrici partendo dal centro e proseguendo verso i lati. Cuociamo a forno statico preriscaldato 180 gradi per 25-30 minuti. Fare la prova stecchino. Sforniamo e lasciamo raffreddare 5 minuti nella teglia. Poi mettiamo sulla griglia e lasciamo raffreddare completamente. Quando il pan di Spagna sarà freddo, lo tagliamo in 3 parti uguali. Ammirate la sua morbidezza! Ora ci occupiamo della crema. In una pentola mettiamo 220 ml di latte intero, 100 g di burro e 150 g di latte condensato. Per chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione. Poi aspettiamo che sfiori il bollore e che il burro si sciolga. Aggiungiamo 150 g di cocco râpé e mescoliamo per 2 minuti a fuoco molto basso. La consistenza dovrà essere questa, grezza e granulosa, in quanto richiama il ripieno delle barrette Bounty. Infine mettiamo da parte. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi su un piatto da portata mettiamo un anello regolabile alto 10 cm e al suo interno posizioniamo la base della torta. Stringiamo bene l'anello e bagniamo il pan di Spagna per bene con del latte. Pesiamo la crema e aggiungiamo esattamente la metà. Con una marisa livelliamo e schiacciamo per uniformarla il più possibile. Aggiungiamo la seconda fetta di pan di Spagna e proseguiamo allo stesso modo. Quindi bagniamo con il latte e aggiungiamo l'altra metà di crema. Aggiungiamo l'ultima fetta e la bagniamo con il latte. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in frigo per 4 ore, oppure tutta la notte.
Il giorno seguente prendiamo 150 g di cioccolato fondente al 52% e lo sciogliamo in 120 ml di panna fresca bollente. Mescoliamo fino al completo scioglimento del cioccolato. Poi mettiamo in frigo per 7 minuti. Tiriamo la torta fuori dal frigo, togliamo pellicola e anello regolabile e ricopriamo interamente la torta di ganache. Completiamo con del cocco rapé alla base e formiamo un anello nella parte superiore. Ecco la nostra bellissima torta Bounty pronta da addentare. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta Bounty. Questa torta non è come il Bounty, è meglio del Bounty, è deliziosa e fresca e per gustarla al meglio deve essere fredda dal frigo. La ganache al cioccolato si sposa alla perfezione con la crema al cocco, il pan di Spagna è favoloso, cotto alla perfezione e bagnato al punto giusto. Insomma, è una torta straordinaria, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.